Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cane di Coppia, Davide, Chiara, Channel. Allora, stamattina sveglia presto, ho accompagnato mia sorella dal dentista che mi ha chiesto un favore e poi ho dovuto sbrigare le mie varie commissioni. Stamattina giornata abbastanza calda rispetto a ieri e gli altri giorni. Adesso sto praticamente stavo parlando con lei del più del meno, così con mio nipote. Volevo dire una cosa, dato che voi su ogni video che facciamo avete sempre da commentare, scusate ma non sta ferma, e avete sempre da commentare in modo alquanto offensivo, obbrobrioso, dite sempre delle malignità sia su di me, su di Chiara e quant'altro, ma comunque non ce ne frega una cippa perché ormai ci scivola tutto addosso. Ma la cosa bella è che ieri sono andato a leggere un commento sotto, cioè più di un commento sotto il video spesa fatto da MD esattamente sabato pomeriggio, e tra l'altro siamo andati io e mio padre al MD. Avete letto che abbiamo comprato tre Kinder Bueno e un altro tipo di cioccolato e non l'abbiamo fatto vedere nel video spesa. Sono rimasto addirittura senza parole, perché veramente voi aprite bocca senza, così date fiato alla bocca senza sapere neanche le cose. Come sapete, ogni video spesa viene fatta il fermo immagine allo scontrino, ma almeno siate un po' furbi, voglio dire, non è che ci vuole poi una scienza. Quando facciamo il fermo immagine si vede tutto di questo scontrino dell'MD. Se voi l'andate a vedere, perché io ho fatto anche lo screen, perché lo volevo pubblicare, c'è proprio lo storno di questi Kinder Bueno e quest'altro cioccolato, perché quando siamo arrivati in cassa io mettevo la roba nel, ho messo tutta la roba nel sacchetto e mi sono trovato sti tre Kinder Bueno e quest'altro cioccolato qua, no? E io al cassiere gli ho detto subito: guarda che io non ho preso questi. E mio padre ha confermato, anche perché voglio dire, se erano miei, come faccio vedere ogni volta i dolci e mi nascondo dietro a tre Kinder Bueno? Ma mi sa che voi non avete qualche problemino, cioè voi vi attaccate a tutto, vi attaccate, ragazzi. Ma almeno, voglio dire, dato che sullo scontrino c'è proprio lo storno di questi due cioccolati, evitate di fare questi commenti assurdi. E poi un'altra cosa, ve lo ripeto, a me dei vostri commenti, quelli proprio offensivi così, non me ne frega niente, quelli costruttivi, educati, allora lì va benissimo. Ma se io faccio vedere sempre quello che prendo di dolci, sempre, e non mi vergogno di dire guardate che porcellosità, mi nascondo per tre Kinder Bueno, ragazzi, ma stiamo scherzando, ma siete seri? Io mi vado a nascondere per tre Kinder Bueno e un altro cioccolato. Mi sa che voi avete qualcosa che non va, perché cioè non mi nascondo per una carrellata di dolci, mi vado a nascondere proprio per tre cioccolatini. Non capisco proprio, veramente non capire voi è come vincere la Superenalotto, cioè è impossibile. Cioè lì, quando ho letto quel commento, sono rimasto allibito, perché ho detto: ma qua, se io faccio il fermo immagine prima di parlare, perché non guardate il fermo immagine? Perché non guardate lo storno e poi potete parlare? Questo non vuole star fermo, la ventosa. Cioè ragazzi, voglio dire, c'è modo e modo, avete da commentare su ogni cosa. Ve lo ripeto, andate a guardare lo scontrino,
date lo storno e poi potete parlare. E ve lo ripeto ancora, secondo voi mi vado a nascondere per 3 cioccolatini? Cioè non mi nascondo per le brioche, per tutto quello che prendo di dolci, e mi dovrei nascondere per 3 dolcetti? Boh. Cioè, se li avessi presi, li avrei fatti vedere senza problemi, come faccio vedere sempre le cose. Ma voi, a parte che non mi interessa, ma era tanto per farvi capire questo, che voi non c'è, cioè almeno non fatevi sgamare, siate un po' più intelligenti. Cioè veramente, io quando leggo, ho letto quel commento, ragazzi, io ho fatto lo screen anch'io, perché ho detto, perché dato che eravamo il mio padre e non li ho pagati, anche perché non erano miei, non li ho tirati su io, si vede che quello prima ha fatto la spesa e li avrà dimenticati lì, perché possono capitare queste cose, ragazzi, quando si va a fare la spesa, dimenticare il prodotto, capita. E io mi sono ritrovati che il cassiere me li ha battuti, gli ho detto guarda che non sono miei questi, mi fa strano, e gli ho detto capita che magari qualcuno li ha dimenticati, e mi ha fatto lo storno. Mi sa che dopo mi metto proprio lo scontrino, e così vediamo un po' come la pensate, se avete ancora da arrampicarvi sugli specchi o che cosa, perché è una cosa assurda, ragazzi, fare tutto ciò. Adesso mi fermo un attimo in farmacia e poi ci rivediamo subito, aspettate lì, tanto sono anche arrivato a casa, quindi adesso togliamo la cintura. E comunque poi ho letto altri commenti, ma proprio talmente offensivi che veramente ormai sia io che mia moglie non ci facciamo proprio caso, ragazzi, non ci facciamo caso. State lì, ci rivediamo fra un po'. Eccomi qua, ragazzi, ho fatto anche quest'altra commissione. Pensate che non dicessi niente su sto commento, eh? Ma sì, ma comunque a me non mi interessa niente, perché comunque voglio dire, della nostra vita ce la gestiamo io e mia moglie Chiara. Volevo solo ribadire questo fatto qua, di questo commento che veramente lascia il tempo che trova, perché questo dimostra che vi è attaccata a tutto, ragazzi. L'importante è che siamo felici io e Chiara, che ogni giorno che passa ci avviciniamo al giorno del matrimonio, perché comunque siamo lì, gennaio non è che manca molto. Poi invece un'impresa, trovare il parcheggio, porca paletta, ragazzi, comunque fatevelo dire, cercate di non offendere nei commenti, cioè veramente pensate quello che volete, ma non... Perché c'è l'obbligo dell'insulto per voi? Io non riesco veramente a capirvi. Cioè voi se non insultate non siete affatto contenti. Non ce ne frega niente dei vostri commenti offensivi. Invece il commento costruttivo, educato, allora lì è diversa la cosa. Perché comunque se è educato, ripeto, è costruttivo, ci posso anche pensare. Se mi date un consiglio per un video, c'è stato addirittura un commento in una live che ha detto mangi con la bocca perché sbatti le labbra, oppure vi lamentate nel modo in cui mangio. Ragazzi, ognuno ha i propri modi sia di mangiare che poi, non ho capito, sbatti la bocca. È questa cosa qua che mi torna un po' strana, il fatto di sbattere le labbra. Cosa vuol dire sbattere le labbra?
Semmai sbatto la bocca nel mangiare. Ma sbattere le labbra mi sembra un po' una cosa impossibile, ragazzi. Qua c'era posto, non riesco a trovare oggi posto. Vabbè, la metterò qua. La mettiamo qua, il parcheggio è stato trovato, mi rendo un po' meglio. Quanti commenti poi sotto ogni tipo di video, ragazzi, mi fa di ridere perché ci sono commenti a tutto andare, eh. Però vabbè, se voi vi divertite a passare le giornate insultando per così per insultando, facendo commenti non offensivi di più, se a voi piace questo, come si dice, contenti voi, contenti tutti, a noi non ci interessa proprio niente. Comunque adesso vediamo se mettere lo screen del fermo immagine, oppure, cari miei, andate a rivedervi il fermo immagine dello scontrino, perché c'è, in ogni video spesa c'è il fermo immagine, andate a vederlo e poi dite, cioè, fate altri commenti, dai ragazzi, sveglia, su, volete una mano da me? Me la do. Non fatemi vi siete fatti sgamare in una cosa, poi anche davanti all'evidenza negate, questa è la cosa bella. Però io vi lascio proprio perdere, perché perdere tempo con voi, cioè, se parlo con mio nipote, ragiona più di voi. Io parlo tranquillamente, non vi sto neanche offendendo, proprio non vi calcolo proprio. Bene ragazzi, io sono arrivato a casa, ho fatto tutte le commissioni, ho portato mia sorella, mi sono svegliato presto e niente. Comunque spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, facciamoci 4 risate insieme e vi auguro un buon inizio settimana e una buona giornata. Io vi mando grosso bacio, il solito IEA e ciao!